Ciao a tutti ragazzi, benvenuti nel nuovo video del Diario del Russo. Sono Vlad, bentornati sul mio canale. In questo momento stiamo andando al negozio di Supreme perché oggi c'è il primo drop della stagione. C'è il primo drop della stagione Spring Summer 2017. Siamo arrivati ora già al Supreme, ma non c'è ancora gente perché semplicemente apre tutto alle 11. Ora sono circa tipo le 10 o roba del genere. Quindi vediamo. Ecco il negozio, faccio vedere intanto. Perfect. Situazione è seguente, non c'è tantissima gente per il fatto perché c'è praticamente l'assegnazione dei numeri casuale online, quindi non ci sono più questi casini davanti al negozio, però comunque la gente fa proxy, infatti sto aspettando il mio cavallino ora che mi porta lo zippo. E appunto la situazione è abbastanza tranquilla, aspettavo peggio, sarò sincero. Però alcuni tipo ragazzi cinesi escono con delle sacchettate di roba, veramente con 5 tavole, per cui io ci credo che poi dopo nel negozio non ci rimane niente, visto che loro coprono tutto. Però comunque sì, aspetto il mio cavallino e vediamo come andrà a finire la storia. Via. Ho preso la zippo e mentre stavo facendo la ripresa il ragazzo che mi ha proxato la zippo tipo è venuto butta fuori, cioè dall'altra parte praticamente del blocco, a rompere i coglioni, tipo non potete farlo. Vabbè, c'hanno i loro motivi, quindi boh. Mi hanno chiesto interviste per Hypebeast, cioè io sono vestito malissimo, però mi hanno chiesto interviste per Hypebeast, quindi dai, ci sta. Fino ad ora il viaggetto New York sta procedendo abbastanza bene, direi. Comunque sì, vediamo anche se esco, sicuramente qualcuno tagliano via, qualcuno lasciano per l'intervista di Ivy, quindi speriamo che ci lascia, veramente. Poi la cosa figa è che tipo ci sono dei ragazzini davanti allo store, cioè non davanti allo store ma sull'altra parte, che praticamente vendono a dei prezzi still assoluti. Cioè ho preso tipo 4 tavole del set Illegal Business Controls America, l'ho pagato tipo un cazzo, $460, still veramente. Però tipo hanno paura perché se li vedono che vendono loro la roba li bannano dallo store, quindi tipo dall'altra parte sembrava che stanno tipo spacciando o qualcosa del genere, quindi però cazzo, still sono contento veramente. Comunque una cosa da notare è che butta fuori di Supreme sono delle teste di cazzo. Praticamente ci hanno cacciato 3 volte perché stavamo sempre in zona, e anche se praticamente stavamo uno block via da Supreme, tipo sono venuti a dire: vi avevo detto 2 volte, andate via di qua, non potete fare niente, ma va in culo, se no vi bagniamo dei prossimi release. Vabbè, ciao, ho paura, mi ha cambiato la vita questa cosa che hai detto. Comunque sì, praticamente non rivendono davanti da Supreme, ma rivendono praticamente, cioè, un block via. Però è un controsenso, perché se su una tavola c'è scritto business illegale controlla America, RSL, tra le virgolette qui davanti ai negozi, è un business illegale. Quindi se metti questa stampa sulla tavola, perché ci deve venire a rompere i coglioni se la gente fa proprio cosa c'è scritto sulla tavola? Vabbè, comunque la nostra giornata sta proseguendo. Ho speso tutto il budget che avevo settimanale, quindi gang. Ecco Pato, anche Bape, visto che ormai ci siamo, purtroppo non si poteva filmare dentro, però va bene uguale. Mi guardavano un po' male perché c'è tipo delle tavole tipo Supreme, però è tipo easy, chill. Avevano più paura che io filmavo dentro il negozio che fuori, che avevo Supreme addosso, cioè easy. Faccio vedere cos'è Coppato. Faccio vedere. Che cosa? Shark, guarda come cola. Retail? 4,75. Tasse incluse? Eh? No. 5,18. Te cosa hai preso? Siunek. Dove lì? Vai. Top. Retail? Un attimo. Questo è più tranquillo. 2,92. E cazzo.
Allora, abbiamo fatto una piccola pausa, siamo andati un po' in albergo perché da mattina che eravamo a piedi, abbiamo fatto questa mini ricarica di mezz'ora, ora stiamo andando al Flight Club perché il resto del gruppo è lì praticamente ad aspettarci. Non lo so cosa sono andati a fare al Flight Club, forse a fare tipo un giro turistico, perché i prezzi lì non devono essere abbordabili per niente, come di resell, quindi abbiamo preso Uber e stiamo andando ora al Flight Club. Yes. Ragazzi, ditemi qual è la possibilità di beccare... Sei iscritto? Che possibilità c'è da beccare un iscritto da Flight Club a New York? Cioè... Fantastico. Cioè, proprio coincidenza. Guarda, io in realtà pensavo, ma chissà se succederà... No. Lo sapevo! No, Fatima, fai vedere il tuo outfit. Dai. Quanto costa il mio cappello? Ho in mente... Se non mi filmi ti dico un format che mi è venuto in mente. Ho un format per te, Vlad, basta che non mi filmi. Quanto costa il tuo cappello? No! Se, poi tipo, la sua ragazza, se sarà triste, può fare così, tipo...